La prestazione peggiore nel momento meno opportuno. Può essere sintetizzata così la gara della Conad Lamezia, che perde 3-0 contro Roma, fanalino di coda del campionato, ancora quota 0 prima del match contro la squadra calabrese. Si gioca al Pala Valencia, in considerazione dell'ormai atavica indisponibilità dell'impianto lametino, ma la Conad praticamente si dimentica di scendere in campo nei primi due set. Il primo termina 25-20 per la squadra capitolina, il secondo addirittura 25-13. Va meglio il terzo, ma è ormai troppo tardi e Roma si impone 25-23. Una gara dunque decisamente da dimenticare e uno scontro diretto per la salvezza che va via nel peggior modo possibile. Ci sarà quindi molto a lavorare per il nuovo tecnico Gianpietro Rigano, arrivato alla guida della Conad solo sabato scorso. Non può esserci una squadra che deve lottare per la salvezza e per dimostrare di essere, come abbiamo detto, dimostrare la volontà di giocare una buona pallavolo, che approccia la partita con 45 minuti di attesa. Noi abbiamo giocato con 45 minuti di attesa, abbiamo attinto a tutte le risorse che abbiamo, ma l'atteggiamento non è cambiato e questo è sicuramente una questione di dover ricucire delle, come dire, delle situazioni che ci servono per portare in avanti il nostro progetto. Non ci possono essere distrazioni di nessun tipo, l'obiettivo deve essere comune e la voglia di fare deve essere sempre a mille, se no sarà difficile dimostrare di essere una squadra di pallavolo.